Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. È un giallo la morte dell'ottantenne di Agrigento, forzata la porta d'ingresso dell'abitazione, stanze a soqquadro, nessun segno di violenza sulla vittima. L'influenza fa più paura del Covid, cresce l'allarme dopo la morte di una bimba a Palermo e di una giovane a Chiaramonte Gulfi, ricoverati in rianimazione anche a Catania. Il virologo, trascurata la campagna di vaccinazioni. L'emergenza rifiuti a Palermo, scambio di accuse tra comune e azienda di raccolta. L'arcivescovo Lorefice, la città deve rialzarsi, essere più responsabile, ritrovare dignità. Trapani, si estende l'inquinamento delle condutture dell'acqua comunale, cresce il disagio per i cittadini ai quali da più di un mese è vietato aprire i rubinetti. E anche a Messina diverse zone sono senza acqua. All'origine le perdite nelle tubature fatiscenti. Previsto il blocco totale per il 12 gennaio. A Catania, scoperta dalla polizia, una fabbrica illegale di botti, sequestrati 114 kg di materiale esplodente. Un arresto. L'arte invade Catania. Writer di tutto il mondo colorano muri, porte, finestre. A TG Sicilia Antonio Anche, un'ondata che valorizza i luoghi della città. Calciomercato, Ciccarelli e Welbeck, i primi acquisti del Catania, rinforzi in arrivo anche a Messina. Domenica, rossazzurri in trasferta a Crotone, giallorossi in casa col Cerignola. Bentrovati, è un giallo la morte di una donna di 80 anni in un appartamento del centro storico di Agrigento, forzata la porta d'ingresso dell'abitazione, stanze a soqquadro, ma nessun segno di violenza sulla vittima. Davide Sardo. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a rivelare quando e perché è morta Concetta Conti, l'anziana vedova ottantenne il cui corpo è stato ritrovato riverso per terra, privo di vita nella sua casa in via Gamez, a ridosso della centralissima via Atenea, nel centro storico di Agrigento. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione dei vicini di casa, preoccupati dal non avere più notizie della donna dalla vigilia di Capodanno. Scattato l'allarme, sul posto si sono recati poliziotti della squadra volanti, della scientifica, il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli. Si indaga a 360 gradi per risolvere quello che al momento è un giallo. Nessuna pista investigativa è esclusa. La procura e la polizia non tralasciano alcune ipotesi tra la morte per cause naturali, accidentali o violente. E sono al setaccio in particolare i video delle telecamere di sorveglianza piazzate in un garage innanzi al portone d'ingresso dell'abitazione della pensione, che sarebbe stato forzato. Inoltre i poliziotti della scientifica hanno trovato alcune stanze dell'appartamento al secondo piano a soqquadro, come se qualcuno avesse rovistato tra gli arredi. Sulla donna però non vi sarebbero tracce di violenza. L'anziana, ex maestra, abitava da sola e non avrebbe parenti ad Agrigento. I vicini di casa la ricordano come una persona cordiale, di buon cuore, estroversa, incline alla conversazione, amichevole con chiunque incontrasse. L'influenza uccide più del Covid. A TG Sicilia il virologo Iacobello, è una situazione simile alla suina del 2009. Questa epidemia colpisce molti giovani e ci sono tanti casi in rianimazione a Catania. Non sono isolate le morti di Aurora, la bimba di 7 anni di Palermo, e di Lidia, la 25enne del Ragusano. Tonino De Mana. Bisogna avere più paura in questo momento dell'influenza che del Covid. Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro, Carmelo Iacobello, non usa giri di parole e mette in guardia sulla letalità dell'influenza stagionale, oggi più virulenta del coronavirus. Gli ultimi casi, le morti di Aurora, 7 anni a Palermo, e di Lidia, 25 anni a Chiaramonte Gulfi, hanno fatto scattare un allarme che gli esperti avevano già messo in conto. Una situazione delicata paragonata all'influenza suina del 2009. Nell'epoca della prima pandemia, cioè nel 2009, fece nel mondo 250.000 morti, quindi chiaramente stiamo parlando di una influenza particolarmente grave e severa che, a differenza del Covid,
colpisce soprattutto soggetti giovani, adulti, in buona salute. Ma perché l'influenza uccide e colpisce giovani e senza particolari patologie? Questa forma influenzale è particolarmente severa e grave e, come dicevo, impatta in maniera molto significativa soprattutto su soggetti giovani, determinando insufficienze respiratorie ma anche quadri clinici generali, cardiaci, encefalici, particolarmente severi. Presi d'assalto, ambulatori, farmacie ed ospedali, situazione critica anche a Catania. A Catania ci sono anche dei casi che sono in rianimazione in questo momento e che anche in questo caso si tratta di soggetti prevalentemente giovani, che sono quelli che pagano un tributo maggiore. Una recrudescenza del virus che ha molti fattori e, secondo Iacobello, una principale causa. Con una campagna vaccinale che è stata particolarmente trascurata in questo periodo, le mascherine hanno impedito al virus influenzale di circolare e quindi hanno reso i soggetti dal punto di vista immunitario meno resistenti, più suscettibili all'infezione influenzale, e bisogna intervenire con i farmaci antivirali. Nell'ultima settimana sono state 1 milione le persone colpite da influenza in Italia. A Palermo ormai è emergenza rifiuti, in alcune zone l'immondizia ha invaso intere strade, c'è uno scambio di accuse tra comune e azienda di raccolta. Marco Gullà. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, sta facendo il possibile, ma la situazione di emergenza, soprattutto in periferia, è ben visibile anche da queste immagini girate oggi. Le feste hanno ancora una volta scoperchiato un problema atavico dell'azienda partecipata e a sua volta della città di Palermo. Mezzi guasti e personale ridotto, la RAP, nonostante gli sforzi, non riesce a ripulire tutti i quartieri della città e così oggi la situazione in determinate aree urbane è questa qui. Qui siamo nel quartiere Bonagia, questa è una strada parallela all'autostrada, quindi una arteria ben visibile da turisti, da gente che appunto lascia o arriva nel capoluogo. Guardate, una distesa di rifiuti immensa che sovrasta anche parte della carreggiata, ben visibile a tutti, soprattutto ci dicono che non viene assolutamente pulita da giorni, anche prima di Natale. Ma sulle responsabilità di questa situazione è botta e risposta tra RAP e Comune di Palermo. Ieri c'è stato un incontro, diciamo, chiarificatore. Le indiscrezioni che filtrano riferiscono di un soddisfacente chiarimento tra il sindaco e il presidente della RAP Todaro. L'obiettivo? Avvicinarsi alla normalità appena dopo l'Epifania. Quindi bisognerà aspettare l'Epifania. Intanto l'arcivescovo Lorefice dice Palermo deve rialzarsi, essere più responsabile, ritrovare una dignità che rischia di smarrirsi. I suoi messaggi sono chiari alle istituzioni e ai cittadini. Ma nel frattempo gli episodi di vandalismo, vedrete, continuano. Marco Gullà. Palermo deve rialzarsi, deve essere più responsabile, ritrovare una dignità che rischia di smarrirsi. È il richiamo al senso di responsabilità e di dovere nel percorso della costruzione della città umana dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Parole forti, significative, e per questo ha ricordato anche Biagio Conte e Santa Rosalia. Il giubileo rosaliano nel quarto centenario del ritrovamento del corpo della nostra santuzza, come ho avuto già modo di dire, lungi dall'essere una mera commemorazione o solamente un complesso di manifestazioni civili e religiose, è una preziosa opportunità di rinnovamento spirituale e umano per l'intera città. L'arcivescovo, al di là di vetrine politiche e propagande, vuole invece affrontare il problema, o meglio, i problemi che attanagliano il capoluogo. E così torna sul ruolo che deve avere la cittadinanza in questo preciso periodo storico. Una città che si alza dalla notte delle persone, una comunità non più sbriciolata nelle solitudini individuali, non più costretta a piangere i suoi figli appena chiamati alla vita. Amen. Ma gli episodi in città di vandalismo continuano. Ieri sera una sassaiola a opera di una banda di ragazzini contro un bus della linea 619 dell'AMAT, l'azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l'episodio sarebbe successo in via Rocchi Marciano, nel quartiere Zenne 2.
A Trapani adesso, dove si estende l'inquinamento nelle condutture dell'acqua, cresce naturalmente il disagio per i cittadini ai quali da più di un mese è vietato utilizzare l'acqua del comune. Laura Spanò. Ancora problemi idrici a Trapani, parte della città si ritrova con l'acqua inquinata. Il disagio è stato riscontrato ai primi di dicembre su quattro arterie del capoluogo, le vie Nausicaa, Nicola Fabrizi, 20 settembre, piazza 21 aprile, a cui in questi giorni si sono aggiunte l'intera via Dalmazia e via dei Mille, arterie che si trovano nei parangi di via Giovan Battista Fardelle, non lontano dal lungomare Dante Alighieri. A distanza di un mese dalla prima ordinanza emessa al comune, la seconda è di fine dicembre, la situazione di disagio si è quindi allargata, mentre i tecnici comunali sono ancora alla ricerca del problema, senza però riuscirci. I cittadini che abitano nelle zone dove insiste il problema ancora ad oggi si ritrovano a non poter utilizzare l'acqua che arriva dalla condotta comunale per qualsiasi uso potabile. Praticamente non si riesce a individuare il luogo di contaminazione tra la condotta idrica e quella fognaria per poter intervenire sulla causa e riportare tutto alla normalità. Potrebbe addirittura trattarsi di una condotta fognaria privata. Ad oggi ogni intervento messo in atto non ha risolto il problema. Gli esami di laboratorio continuano però a confermare l'esistenza di valori non conformi alla legge. Anche a Messina uno dei problemi più seri è quello dell'erogazione idrica. Diverse zone sono rimaste a secco e il problema, secondo la società che gestisce l'acquedotto, è dovuto alla diminuzione dell'acqua che arriva in città. Francesco Triolo. L'emergenza acqua a Messina non conosce feste, diverse zone della città sono rimaste senza acqua anche alla vigilia di Capodanno, disagi idrici in tante altre, anche se la situazione oggi sta tornando alla normalità. Ma quello dell'acqua a Messina è un problema che ha dimostrato ancora di più la necessità degli interventi sulla rete idrica. A cavallo di Capodanno a scontare i disagi maggiori sono state le zone del centro e nord della città, con AMAM che ha messo in campo le autobotti. Il nodo è quello dell'approvvigionamento, fanno sapere alla società. Rispetto alla media stagionale degli scorsi anni, su circa 1200 litri al secondo che arrivavano a Messina dai tre adduttori ne mancano oltre 300, un taglio secco di circa il 30% che produce effetti sul quotidiano dei messinesi. Soprattutto l'acquedotto del fiume Freddo, la principale fonte di approvvigionamento della città, è passato da circa 900 litri al secondo agli attuali 750. La Santissima, altra fonte, invece è scesa da 150 litri al secondo a 70 in più. Piove poco, quindi le difficoltà aumentano e meno acqua arriva, meno tempo di erogazione viene garantita, dice l'AMAM. Il comune e l'azienda stanno mettendo in campo gli interventi per mitigare la perdita sulla rete che si registra ormai da tempo. Il 12 gennaio ci sarà un altro giorno di stop all'erogazione per consentire la seconda tranche di lavori su rete condotta saltata a dicembre. Dopo i disagi prolungati registrati a novembre, si cercherà di limitare il più possibile le conseguenze inevitabili di un altro stop all'acqua nelle case dei messinesi. A Catania scoperta una fabbrica clandestina di botti illegali. La polizia ha arrestato un pregiudicato che era intento a fabbricare gli esplosivi fai da te. Emanuela Corsi. Aveva allestito una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio in un deposito di via della Concordia nel quartiere di San Cristoforo. A finire in manette un pregiudicato catanese di 35 anni. Per lui le accuse sono di fabbricazione e detenzione di materiali esplosivi senza licenza dell'autorità. Ad attirare l'attenzione della polizia impegnata in attività di controllo del territorio, la saracinesca del deposito adibito allo stoccaggio di bibite aperta a metà. Una volta entrati all'interno dei locali, gli agenti hanno notato la presenza del 35 mentre di spalle era intenta a inserire degli inneschi e ad assemblare i botti artigianali applicando del nastro adesivo di carta alla miccia già inserita. Sono più di 1800 i manufatti esplosivi illegali rinvenuti, compresi 113 inneschi per un peso totale di 114 kg circa. Rinvenuto anche materiale di confezionamento, forbici casalinghe, nastro adesivo, numerosi pezzi di carta da imballaggio, materiali utilizzati per assemblare gli esplosivi. La polizia ha inoltre eseguito una perquisizione presso l'abitazione del 35enne, dove sono state trovate 10 batterie di fuochi pirotecnici. Dato l'ingente quantitativo di esplosivo, sul posto sono intervenuti anche gli artificieri e la polizia scientifica per i rilievi. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo e disposto i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Tutto il materiale sequestrato invece è stato affidato ad una ditta specializzata in attesa della successiva distruzione.
A Palagonia la Guardia di Finanza ha confiscato beni e disponibilità finanziarie del valore di 1.500.000 euro a un imprenditore del settore dell'importazione e rivendita di carne a Palagonia, appunto. È emerso che l'imprenditore avrebbe costituito diverse società per omettere gli adempimenti imposti dalla normativa tributaria, conseguendo un'evasione fiscale dell'ordine appunto di 1.000.000 di euro, sia riguardo alle imposte dirette che all'IVA. L'arte di strada diventa motore di progetti di riqualificazione urbana. A Catania artisti di fama nazionale e internazionale popolano i muri, le porte e le finestre della nostra città. Noi abbiamo incontrato Antonio Anc, che annesima ha portato un colpo di colore negli edifici dei palazzi popolari. Eva Spampinato. La rigenerazione delle città parte dalla strada, o meglio dalla street art. Da piazza Grenoble, via Canfora, da viale Vittorio Veneto alla fermata della metropolitana di Nesima. Le coloratissime opere murarie valorizzano interi edifici catanesi e riqualificano il territorio grazie all'arte di strada. Viene utilizzata per valorizzare dei luoghi in maniera diversa a seconda della tipologia di intervento. Tutto nasce come forma di protesta illegale con le scritte sui muri di New York negli anni 50 e 60. Nei decenni seguenti molteplici forme d'arte invadono gli spazi pubblici. I writers sono anonimi e negli anni diventano ambasciatori di un movimento artistico che coinvolge tutto il mondo. La città di Catania è un terreno molto fertile che ha bisogno di cultura, quindi la street art si presta benissimo a comunicare con le persone, a valorizzare l'ambiente urbano. Antonio Anche e l'associazione culturale Policromia hanno adottato il quartiere di Nesima per trasformare edifici grigi e anonimi in vere e proprie opere murarie autorizzate, anche grazie al supporto di sponsor privati. 200 metri quadri è la superficie che ospita questo intervento. Una bambina che decide di riscrivere la zona in cui vive, renderla propria, mettendo mano appunto al colore, al disegno, per valorizzare l'ambiente in cui cresce. La street art viene utilizzata anche per sensibilizzare riguardo ad un tema sociale. Vediamo anche una sorta di medusa moderna. Sì, questa è un'immagine, un segnale che vogliamo dare, perché in un periodo in cui si parla tanto di femminicidio, quindi Medusa taglia la testa a Perseo, per cui lo porta con sé, decide di ribellarsi in maniera attiva per cambiare il suo destino. E poi ci sono gli itinerari artistico-culturali, come quello che Anca ha incominciato qui in via Canfora nel 2021 per finire recentemente in viale Vittorio Veneto. Il progetto si chiama Atena. Questo è Antonio Anca, artista di strada. Adesso facciamo una breve pausa. Tra poco i primi acquisti della Catania nel calciomercato di gennaio. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calciomercato. Arrivano i primi rinforzi per Catania e Messina in vista della ripresa del campionato. Rossazzurri impegnati domenica a Crotone, giallorossi in casa con il Cerignola. Marco Carli. Ad Aci Sant'Antonio il Catania prepara la partita di Crotone, avvio non facile di un 2024 che ci si aspetta possa rappresentare un rilancio dopo la prima parte di campionato caratterizzata da troppi inciampi. Il 4-0 di Benevento potrebbe aver rappresentato un segnale, così come lo sono i volti nuovi che sono già pronti a rinforzare l'organico. Emanuele Cicerelli, 29enne, alla sinistra, ex Regina Salernitana e Lazio, pronto a innestare il turbo da quella parte del campo. Stesso discorso per Nana Welbeck, altro 29enne, centrocampista centrale. Il ghanese ha già giocato in rossazzurro nel biennio tra il 2019 e il 2021, poi è andato al Catanzaro con cui ha conquistato la promozione dalla C alla B. In attacco emerge l'interesse per l'attaccante Rocco Costantino del Monterosi. In vista della partita di domenica dovrebbe recuperare Bois, si allena di Carmine, ma bisogna valutare le condizioni, potrebbe essere riproposta la difesa 3. A proposito della partita di Crotone, il comune calabrese ha rilasciato licenza per tutti i settori dello stadio, inibendo al pubblico il settore ospiti che resterà chiuso. Due le strade a questo punto: o si adegua un altro settore per accogliere i tifosi catanesi o ci sarà il divieto di vendita. Fra i protagonisti ci sarà senza dubbio Chiricò, reduce dalla bella prestazione di Benevento e autore del miglior gol del 2023, il primo segnato nel 4-0 di Caserta da oltre centrocampo.
Un bel momento che il numero 32 vorrà confermare anche in Calabria, sempre in Serie C, ma sponda Messina, che prepara la partita interna col Cirignola, arriva in prestito Marco Rosafio, accordo fatto fra i giallorossi della SPAL, l'ala destra, 29enne, torna in riva allo Stretto, dove era stato nel 2017-2018. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.